La nostra Cardito non è sola nel panorama politico provinciale e regionale. A sostegno del nostro paese stasera abbiamo il segretario provinciale Venanzio Carpentieri. Grazie. Grazie per l'invito e per la partecipazione così numerosa. Mi dispiace dover tornare qui in qualità di segretario provinciale per un evento negativo come è stato lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la caduta dell'amministrazione guidata dall'amico Peppe Cirillo. Ci eravamo visti qualche settimana fa, lo ricorderete, per parlare di Europa, per prepararci al meglio alle elezioni, e in quella circostanza avevamo discusso anche del profilo che la nostra formazione politica ambisce ad avere sul territorio. Ebbene, io in primo luogo desidero manifestare, anche al di là della comune appartenenza politica di partito, desidero manifestare a Peppe Cirillo la mia personale solidarietà per la vicenda che lo ha interessato, e lo dico in virtù di un rapporto di amicizia che si è consolidato da quando Peppe era stato eletto, lui sindaco di Cardito, io sindaco di Melito, e soprattutto per il fatto che, essendo anche io sindaco, so che cosa significa ricoprire questo ruolo, so che cosa significa dedicare tutto se stesso alla cura degli interessi pubblici, delle comunità che si amministrano, dalle quali si è andati a chiedere il voto casa per casa, persona per persona. E quindi so anche cosa si prova, perché ci sono passato anch'io un anno fa, so che cosa si prova ad essere pugnalati alle spalle, soprattutto quando questo colpo di pugnale ti viene da qualcuno che si professa appartenente al tuo stesso partito. E dico si professa, o più correttamente dovrei dire si professava, perché, come è stato ricordato, chi si è reso protagonista della caduta di questa amministrazione e aveva in tasca fino a ieri la tessera del Partito Democratico, ieri sera è stato sbattuto fuori. È stato sbattuto fuori dalla Commissione di Garanzia Provinciale, con buona pace di quanti su Facebook o altrove, con una prosa, uno stile a metà tra il volgare e lo sgrammaticato, parla di questa vicenda, parla del sottoscritto e parla di quello che il Partito Democratico di Napoli avrebbe o non avrebbe dovuto fare. La risposta l'ha avuta ieri sera: queste due persone sono degli ex iscritti al Partito Democratico, sono stati sbattuti fuori, tanto per chiarire come stanno le cose. E dico che questo è l'atteggiamento che il Partito Democratico deve avere contro chi immagina che la nostra formazione politica sia un taxi sul quale salire e dal quale scendere a seconda delle convenienze del momento. Se vogliamo recuperare credibilità sui territori, a Cardito come altrove, perché purtroppo le situazioni difficili all'interno del nostro partito non sono limitate a questo comune, ebbene dobbiamo darci prima di tutto noi stessi delle regole di comportamento che prescindono dalla convenienza del singolo, che prescindono dalla convenienza del momento, ma che devono essere sancite una volta per tutte in ogni comune in cui il Partito Democratico, soprattutto quelli in cui il Partito Democratico governa. Perché non è pensabile che un'amministrazione a guida PD vada a casa per mano di traditori che pochi mesi prima hanno chiesto e ottenuto la tessera del Partito Democratico e poi si rendono protagonisti di scelte scellerate, politicamente vigliacche, come quelle che sono state compiute a Cardito. Allora, è un tema che dovrà costituire argomento di riflessione profonda nel PD di Cardito come in tutto il PD provinciale. Guardate, noi siamo in una fase in cui il Partito Democratico
dico grazie alla spinta che sta imprimendo Matteo Renzi, sta diventando punto di riferimento, sta diventando una forza politica attraente per molti. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché ingrossare le fila del nostro partito con personaggi che alla prima occasione sono pronti a tradire non serve a nulla.